Il presidente della provincia Massimo Trespidi interviene sulla vicenda dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Fiorenzuola, vicenda che l'ha spinto a convocare per questo giovedì la conferenza sociosanitaria. Due le critiche alla gestione della situazione. Direi che è stata gestita in modo sbagliato, sia dal punto di vista della comunicazione, sia dal punto di vista anche della programmazione degli interventi. Ci sono due questioni su cui allo stato attuale non ci sono garanzie e su cui le garanzie devono essere date. La certezza dei tempi: quando si apre un cantiere bisogna sapere quando si chiude. Un cantiere non può rimanere aperto senza una certezza di chiusura. Quanto durano i lavori? Seconda certezza, la certezza dei finanziamenti. Allo stato attuale abbiamo a disposizione dalla Regione solo 2 milioni di euro per un intervento che costa oltre 10 milioni di euro. Quindi il trasferimento dei degenti e degli operatori deve essere fatto quando queste due certezze sono state acquisite. Sulla polemica abbiamo interpellato anche il presidente dell'ASL Bianchi. La cosa certa è che anche per quanto riguarda l'ospedale di Fiorenzuola, i provvedimenti che verranno adottati e gli interventi che si faranno sono esattamente nella stessa linea con cui abbiamo affrontato i problemi, il miglioramento degli altri ospedali. Gli interventi su Fiorenzuola, quelli che si rendono necessari, sono nella linea di migliorare l'ospedale di Fiorenzuola. Da consiglieri comunali, regionali ed amministratori del centrodestra arriva intanto attraverso un comunicato stampa un no deciso ai lavori di ristrutturazione e alla conseguente chiusura dell'ospedale.